Nello stand della Eurotel, l'azienda italiana che è riconosciuta anche a livello mondiale per i suoi prodotti di trasmissione radio-televisiva, la novità di questa edizione del NAB di Las Vegas riguarda il modulatore di VPT2, ma non solo. Alberto Milan, che è il responsabile vendite per il mercato del Far East, ci racconta un po' i dettagli di questo nuovo prodotto, ma anche delle altre novità. Partiamo allora con il modulatore di VPT2. Abbiamo questo modulatore, che è un modulatore multistandard, capace di lavorare sia sulla tecnologia analogica che su quella digitale. Praticamente con un solo modulatore, cambiando il software contenuto in una compact flash memory, siamo in grado di lavorare su tutti gli standard analogici, su tutti gli standard digitali, compreso il nuovo sistema di VBT2. Questa è un'innovazione che abbiamo aggiunto. Infatti fino a poco tempo fa il modulatore di VBT2 era una tecnologia separata dal modulatore multistandard, invece adesso è stata inglobata tutta in un solo mainframe. Passiamo poi alla serie di amplificatori televisivi raffreddati a liquido. Abbiamo un ampio spettro di trasmettitori raffreddati a liquido con potenze che partono da 1 kW ed arrivano fino a 10 kW RMS, con possibilità di ridondanza sulle parti di alimentazione, possibilità di ridondanza anche sui sistemi di ventilazione e di pompaggio del liquido. E proviamo a concludere allora con quello che riguarda la gamma per la radiofonia. Per la radiofonia noi proponiamo un modulatore digitale che processa interamente in digitale il segnale analogico dell'FM, con una gamma di potenza che parte da qualche watt ed arriva fino alla potenza di 40 kW. Anche questo con sistemi di alimentazione e di amplificazione ridondati. E con questo per il momento è tutto allo stand della Eurotel qui dal NAB di Las Vegas, con Antonio Franco e Alberto Milan per millecanali.it.